Il bosco diffuso della legalità cresce di anno in anno con le talee dell'albero del giudice Giovanni Falcone, che anche quest'anno saranno donate alle scuole per veicolare il messaggio del rispetto dell'ambiente e della lotta alle mafie. Promosso dal Premio Borsellino in collaborazione con il Comando dei Carabinieri Forestali, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il patrocinio della Regione Abruzzo, il progetto educativo Earth Day, il rispetto delle regole salva l'ambiente, torna in Abruzzo tra il 17 aprile e il 6 maggio per il quarto anno consecutivo, attraverso la donazione e la messa a dimora di 30 talee dell'albero Falcone in 30 scuole abruzzesi. Questa mattina la consegna delle prime 5 talee al Cineteatro Sant'Andrea di Pescara, ad altrettante scuole elementari di Pescara e Montesilvano. A parlare del progetto è Graziano Fabrizi, referente delle scuole per il Premio Borsellino. Il Premio Borsellino, la città di Pescara, qui al Sant'Andrea, accoglierà più di 200 bambini delle scuole primarie della provincia di Pescara, ai quali verranno consegnate queste talee del dottor Falcone. Chiaramente questa preziosa opportunità per loro è quella di custodire come presidio di legalità nelle loro scuole e allestire un piccolo giardino della legalità, ciascuna per realtà scolastica. Questo è in realtà un momento conclusivo di un percorso che è continuativo, perché il Premio Borsellino ha iniziato quest'opera di educazione alla legalità anche partendo dai più piccoli. Quindi ci sono stati lezioni, laboratori didattici nelle scuole e oggi qui completiamo questo primo percorso, molto soddisfatti in realtà, con loro. Avremo il comandante della biodiversità dei Carabinieri che consegnerà loro queste talee. Insomma, ci sarà tanto da divertirsi, perché quello che facciamo lo facciamo con il sorriso. Patrizia Carlucci, maestra della scuola primaria Vitello d'Oro, che è una delle scuole che oggi riceverà la talea dell'albero della legalità. Questo discorso sta diventando sempre più importante nelle scuole già a partire dal primo anno della scuola primaria. E noi abbiamo voluto intraprendere quest'anno in particolare questo percorso. Siamo partiti da tematiche adatte alla loro età, quindi la protezione dell'ambiente, di tutto quello che ci circonda, per poi arrivare a discorsi più intensi e più complicati nel corso del loro percorso, che abbraccerà anche il prossimo anno scolastico. Quindi diventa sempre più importante sensibilizzarli, proprio perché loro sono il nostro futuro. Chloe, quanto può essere importante un albero? Tantissimo, perché non solo ci permette di respirare, ma anche di vivere e tutto il resto. Quindi soprattutto per la sua bellezza e per il suo per la sua funzionalità, noi dovremmo rispettarli. Giulia, vi siete preparati a questa giornata? So che la vostra maestra vi ha fatto fare anche tanti lavori in classe. Eh sì, abbiamo piantato delle lenticchie in dei vasetti riciclati fatti con bottiglia di plastica. A uno abbiamo dato l'acqua e sta crescendo, l'altro invece non gliel'abbiamo data e non sta crescendo niente, ovviamente. Quindi questo significa che se c'è amore le cose crescono e vanno avanti. Esattamente.